Bentornati a Mediterranea, la rubrica della Nuova TV che vi parla di benessere, alimentazione e anche di Basilicata. Bentornata Giusy. Bentrovati a tutti. Bene, oggi eh, seguiamo la scorsa puntata, dopo la gravidanza arriva il lieto evento, no? il eh sì. parto, e quindi iniziano le dolenti note. No? <ride> sì, sì. Dopo essersi, esserci interessati della gravidanza e quindi dell'alimentazione della mamma, a questo punto dobbiamo guardare all'alimentazione del bambino, viene da sé che... È un momento delicato sia per chi deve gestire questo tipo di alimentazione sia per il bambino che dovrà abituarsi appunto a mangiare. I primi giorni sono importanti, ma i primi mille giorni fanno la differenza sullo stato di salute di questo bambino e fin quando sarà adulto. Un po' come, il, come abbiamo detto la programmazione fetale in utero eh, e poi dopo con i primi mille giorni invece stiamo decidendo quello che il bambino sarà da un punto di vista fisico e anche dello stato di salute. Siamo mammiferi, i primi i giorni si passa all'allattamento. All'allattamento, sì. Si spera all'allattamento, quello materno. Purtroppo non tutte le mamme possono allattare. però eh, quando la mamma può allattare lo deve fare. Anche l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice che l'allattamento esclusivo al seno è fondamentale per la, per la crescita del, uh, del bambino e quindi per dare al bambino quello che è l'alimento più naturale, più completo che può avere e deve essere all all allattato in maniera esclusiva fino almeno al sesto mese. Si può allattare anche di più. Non è che al sesto mese uno deve smettere, no, però fino al, almeno fino al sesto mese deve, deve essere allattato in maniera esclusiva. Esclusivo o che cosa intendi? Che deve prendere solo il latte della mamma. E se e magari il latte è scarso oppure ci sono dei vabbè, quel, eh, vabbè Ci sono dei latti di formula, poi il pediatra darà le giuste, le, le giuste indicazioni. Uh, quali sono i benefici dell'allattamento? Non sono solo benefici per il bambino, ma anche per la mamma, perché si è visto che le donne che allattano hanno una minore incidenza di sviluppare tumori come il tumore all'ovaio e il tumore alla mammella. Uh, Inoltre, permette anche di, vabbè, di perdere poi anche il peso che eh, si, è, si è preso durante la, la gravidanza. È più economico perché allattare costa niente, eh, non costa sì. niente. E, um, ed è anche più, uh, più semplice e più naturale. Uh, I benefici per il bambino: l'importante uh, è l'arrivo la, al bambino del microbiota presente nel latte del materno, che permette di uh, far sviluppare meglio l'intestino del bambino e quindi di far uh, di migliorare quello che è un sistema immunitario uh, ancora uh, poco In divenire, sì, insomma. Che sta, si sta Per quello che si conosce, ma si sa che addirittura le incidenze di microbiota riguardano anche lo sviluppo eh, del lo meglio, il, lo sviluppo cognitivo, insomma sì, riguarda sì. un po' Tutta la sfera uh, di sviluppo del bambino. Del bambino, sì. Poi permette di ridurre anche l'incidenza di alcuni uh, diciamo dei problemi gastrointestinali che i bambini spesso soffrono di problemi gastrointestinali, di problemi respiratori, dell'otite. Io ho avuto i miei bambini che hanno sofferto molto di, di otite. Purtroppo il primo non l'ho potuto allattare e quindi ancora Stavo oggi più sì, è più sensibile all'otite. All uh, inoltre uh, permette anche di avere degli effetti protettivi su malattie croniche come può essere la celiachia o uh, anche in età poi, uh, più grande riduce l'incidenza di malattie come può essere il diabete, l'ipertensione, uh, l'osteoporosi. Quindi è, mh, è importantissimo allattare sia per la salute della madre che per la salute del bambino. Cosa deve mangiare però una mamma che allatta? La mamma che allatta può mangiare tutto. Sono stati fatti tantissimi studi, anche ad oggi ce ne sono tanti, che uh, ci dicono che. Mh, la, tutto, tutto ciò che eh, mangia la mamma non dà problemi al bambino. Certo, è vero che ci sono alcuni alimenti, come possono essere i cavoli o i broccoli o le cipolle, che possono dare un gusto particolare al, al latte, è vero. Però se, durante, noi la gravi, se la, durante la gravidanza si sono assunti questi alimenti, il bambino comunque un po' li ha assaggiati attraverso la placenta. E inoltre questo permette anche poi al bambino, quando viene allattato, con un latte che ha anche sapore diverso, di accettare anche meglio eh, poi gli alimenti. Quindi permette anche al bambino di avere. Una, una migliore predisposizione verso i cibi diversi. Uh, quindi. La mamma che ha latte può mangiare tutto, deve solo evitare l'alcol perché l'alcol passa attraverso il latte, arriva nella, nel latte e uh, non deve fumare come non si fuma in, in, in gravidanza. Ma questo non riguarda l'alimentazione, però volevo, volevo dirlo. E uh, sempre per quanto riguarda poi i pesci di grossa taglia, uh, anche quelli andrebbero evitati, sempre per la questione della, dei metilmercurio e degli altri, di altre sostanze tossiche che possono essere uh, presenti. Um, inoltre, spesso si sente dire: No, io non. Mangio i legumi quando allatto perché poi il bambino le ha le coliche. No, hanno fatto ci sono stati tanti studi in cui ci, ci dicono che eh, non c'è correlazione tra eh, le coliche del bambino e quello che mangia è la mamma. Tant'è che molto spesso poi allontanano i legumi dall'alimentazione, sì. queste mamme le colichette ci sono comunque, ci sono quindi, comunque diciamo, sì, quelle sono fatto normale che accadano nei bambini I legumi non vanno assolutamente tolti. Uh, inoltre, si è visto anche che uh, non c'è una, una stretta correlazione tra la composizione, quindi la quantità diciamo, di macronutrienti quindi, proteine, grassi e carboidrati presenti nel latte con quello che mangia la mamma. Quindi, e più che altro, è una, um, cambia la qualità. Tu mi dicevi una cosa interessante: mm. che il, la qualità del latte di una mamma africana, diciamo in posti sì. dove certamente sono più Là, malnutrite è, una forte è simile a quella di una donna sì, italiana. Quindi, sì, vuol dire solo, che il latte è, solo è lo quando, Sì, la composizione è più o meno quella, perché solo quando si ha una forte, forte malnutrizione, allora ci può essere qualche carenza nel latte. Uh, più che altro, bisogna fare attenzione ai micronutrienti Nutrienti, quindi alle vitamine del gruppo B, alle vitamine liposolubili, alla, um, ai sali minerali che ci possono essere presenti, anche perché ad esempio il calcio, se la mamma non prende la giusta la quantità di calcio, nel latte ci sarà sempre quella quantità di calcio che è corretta per il bambino, però dove la va a prendere? La va a prendere dalle ossa e dai denti della mamma. Quindi, quindi si quindi, impoverisce l'organismo sì, materno. E poi si hanno dei problemi a lungo termine sulla, sul corpo della, della, della mamma. Per questo bisogna fare attenzione alla qualità di quello che si mangia ma anche alla quantità e anche per quanto riguarda l'allattamento, seguire una dieta mediterranea è quello che viene consigliato certo, ecco, magari riferiamoci sempre a prodotti freschi locali sempre, con sì. pochi, a meglio se si riesce a evitare i pesticidi o diciamo tutto ciò che viene messo nella filiera come gli antibiotici eccetera perché poi possono essere ritrovati nel latte della mamma sì. e quindi possono arrivare al bambino. al bambino, i prodotti freschi cibi sani, insomma, cibi, cibi sani. di sotto casa sì. magari, no? E la donna che allatta Deve bere molto, considerare che deve bere minimo due litri e mezzo di acqua, arrivare anche a tre litri di acqua al, al giorno. Per questo prima le nostre nonne ci dicevano che quando si allattava bisognava bere il brodo di brodo, brodo di piccione, eh, mi pare, eh, sì, un brodo, non lo un stasso. brodo, ma più che altro era per, da, per idratare, quindi per dare più. Uh, acqua a queste, a queste donne che allattavano, l'acqua è fondamentale, anche in questo caso si preferisce un'acqua ricca di calcio. Fate attenzione anche alle tisane, non tutte sono consigliabili no. durante la fase di allattamento, come anche i farmaci, alcune molecole ecco, passano attraverso il latte e arrivano al bambino e potrebbero creare dei problemi importanti, quindi la, diciamo, riferitevi sempre al consiglio dei pediatri eh, nei momenti in cui siete in allattamento o di esperti della nutrizione. Um, dicevo anche, uh, dicevo, non lo dicevo, lo stavo per dire, <ride> che dopo l'allattamento si passa poi a un momento ancora più critico e problematico eh. per la mamma e sì. per il papà, parliamo pure dei papà ogni tanto. ne so qualcosa vero, pure sì. qualche volta insomma sono in mezzo alla situazione. Cioè uh, lo svezzamento. Giusto mm. che mo non si dice più così. Come no, si dice? adesso si dice alimentazione complementare, ecco. perché svezzamento vuol dire togliere il vezzo, il vezzo mm. è quello di stare attaccata al seno della mamma, di allattare, ma non è un vezzo, è una cosa bellissima. Ecco, vista come una cosa, un'eccezione negativa questo vezzo, ma in realtà noi diciamo, io dico svezzamento, svezzamento. per una comodità mia, perché l'alimentazione ehm. complementare, ecco, mi viene complicato ah beh. No, ma no, non ce l'ho accorto <ride> <ride> allora, dicevo, eh, lo svezzamento ecco, ci sono diversi modi di eh, svezzare il bambino forse non tutti sanno che... Però perché eh, bisogna svezzarlo questo eh, bambino? Bisogna svezzarlo intanto perché prima o poi dovrà mangiare questo bambino, sì. non è che può bere il latte, ma intorno al sesto, per sempre, intorno al sesto mese eh, dopo la nascita, diciamo, il latte della madre non è più così nutriente come, come era all'inizio, sì, più che altro per la quantità di ferro. Soprattutto ha una quantità di ferro minore, quindi sappiamo quanto sia importante questo elemento nella formazione dei globuli rossi, nello sviluppo, eh, diciamo, eh, equilibrato di un organismo come quello di un bambino, e quindi dobbiamo eh, complementare questa sì. alimentazione. Giusto? Sì. Ebbene. Però non bisogna togliere il latte, continuate ad allattare anche durante lo svezzamento perché è importante, almeno ecco. fino all'anno di età. Questo è quello che ci suggeriscono, nella normalità, diciamo. Poi noi diciamo sempre che nei casi particolari, sì, vabbè, in situazioni certo. particolari, queste cose vanno valutate in accordo col pediatra, sì, ovviamente. Sempre. Ecco, allora dicevo, sesto mese di età si può finalmente iniziare. Entriamo ancora nei mille giorni, no? Quindi sì, siamo. Sì, sì. Eh, Um, nel sesto mese di età, allora bisogna iniziare a introdurre degli alimenti, degli alimenti solidi, diciamo intanto come consistenza, non proprio solidi, diciamo, però uh, capiremo che si può fare anche così. Sì. Eh. Um, e questi alimenti uh, possono essere introdotti perché l'intestino del bambino inizia a funzionare. Ecco, le colichette che dicevi prima, tu Giussi, probabilmente sono dovute al fatto che un intestino di un bambino appena nato inizia a formarsi sì. e quindi delle bolle di gas si formeranno no? e avrà queste colichette, poverini. Ma dopo, pian piano, inizia a funzionare nella sua normalità. E allora ci sono due metodi classici quelli più utilizzati adesso per svezzare, quello classico appunto che prevede l'introduzione di cibi ehm, diciamo quasi neutri all'inizio, poco allergizzanti in modo graduale, le, pappine, le pappine, sì. poi si inserisce pian piano magari cibo col glutine, poi all'ultimo sì. quello con l'atto, insomma si arriva... Poi le uova, poi insomma è tutto. Eh, insomma c'è tutto un programma che richiesta dalla mamma sa che si, parta, si passa dal brodino di zucchine e carota fino ad arrivare sì. per, per patata fino ad arrivare completo. ad altri alimenti. Questo è quello che più o meno è, è negli ultimi 50 anni, diciamo, viene fatti dagli anni 70 ma poi ci sono invece, c'è cioè, il ritorno all'autosvezzamento che invece ehm, diciamo è un modo di svezzare non tenendo conto di nessuna scala gerarchica tra gli alimenti, cioè non, non bisogna inserire necessariamente dopo i cibi allergizzanti perché secondo questa teoria addirittura aumenta la sensibilità all allergizzazione dei bambini sì. e quindi bisogna introdurre, ovviamente non è che partiamo con la salsiccia piccante al <ride> sesto, sesto, sesto mese si parte con, alima, con cibi sani semplici, anche la pasta al pomodoro anche cose del genere e si inizia a dare la Consistenza giusta anche al bambino, sì. perché deve imparare la masticazione, sebbene magari i dentini non ci sono. Quindi, sì, diciamo che però alla base dell'autosvezzamento ci deve essere una corretta educazione alimentare proprio di tutta la famiglia. Di tutta la famiglia, sì. ecco, è un'educazione che riguarda tutto il nucleo familiare, tant'è che uno dei principi che deve essere eseguito è che si mangia tutti assieme a tavola, sì. tutti la stessa cosa, per cui tocca anche al papà magari se quel giorno c'è la minestrina con come dire con il brodo vegetale e accontentarsi di quello e forse cioè. non gli fa nemmeno male no, diciamo sì, che è sì. un altro modo di vedere le cose anche in questo caso è affidatevi magari se non siete sicuri, se non siete abbastanza informati a persone esperte che vi possono poi aiutare in questo tipo di approccio, approccio al, cioè, divezzamento. al divezzamento sì. fare attenzione soprattutto quando si fa lo svezzamento o l'autosvezzamento è la quantità di proteine sì. da 6 12 Perché. mesi bisogna garantire da diciamo 1,3 grammi di proteine per chilogrammo di peso del bambino ricordo sempre che questa cosa non significa che se vi esce un risultato tipo 20, bisogna mangiare 20 grammi di carne o di pesce, o di, perché 20 grammi di proteine sono contenute in una quantità maggiore dell'alimento, quindi riferitevi alle tabelle nutrizionali, e invece poi quando si passa ai, 1, ai 3 anni si diminuiscono le proteine sì. e si va a un grammo per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Questo una... perché? E questo perché? perché me lo chiede a me? Eh, sì. Perché, perché le si è visto che un eccesso di proteine sì. uh, può portare a, una, a, a problemi una di obesità, di obesità. Poi in, uh, in età adulta. A differenza di quanto si pensa, sì. c'è una correlazione tra l'eccessiva presenza di proteine uh, nel bambino fino a tre anni e una correlazione importante con l'obesità nell'adolescenza. Quindi sembrerebbe che uh, eccedere con le proteine porta ad avere maggiori problemi di obesità. C'è certo. da dire anche che secondo alcuni uh, esperti medici e nutrizionisti, ma uh, io cito i il professor Berrino, ad esempio, che è un epidemiologo, oncologo, esperto in nutrizione oncologica. Ecco, secondo questo, questo professore i bambini fino a tre anni non dovrebbero conoscere nessun tipo di zucchero. di zucchero, non dovrebbero mangiare cibi zuccherati, fino a tre anni lo dico alle nonne, non dovreste dare <ride> come le nonne, meno eh, vabbè, male che non ci Sappiamo sono. come accade, certo, per carità, meno male, certo, però ecco, cioccolatini, caramelle, sì. non parliamo di bibite cassate eh, o zuccherate, o ma zuccherate dico le nonne, ma peggio. dico tutti, ai eh, genitori sì. compresi ovviamente, ma diciamo che chi fa la coccola in genere... Sì. È la, è la nonna, però anche i genitori sono responsabili in questo senso e cibi quindi zuccherati andrebbero evitati come le farine raffinate, le farine eh, bianche per dire, sì. ed altro ancora il miele, si può mettere nel biberon? No, assolutamente no, non utilizzate il miele almeno fino a un anno di età per la questione della possibile presenza del Clostridium botulinum e quindi di fare attenzione, perché il bambino non è ancora pronto e non può essere pronto a questa età una, ad affrontare maggio. una... Ovviamente quello che diciamo è tutto eh, diciamo è pubblicato sulle liste sì. Eh, di settore sì. riviste ovviamente specializzate quindi certo. non è che diciamo cose a caso sì. mi pare giusto dire sì, insomma sì, no? sì, certo. eh. anche il latte vaccino non va preso fino all'anno di età perché si ha un eccesso di proteine e poi si potrebbe avere anche una carenza di ferro perché non, è molto, non ferro. è molto ricco di ferro e quindi si può avere poi anche troppe proteine quindi preferire almeno fino all'anno di età o l'allattamento materno comunque il latte di formula Senti allora per quanto riguarda i LARN per i bambini eh, vogliamo dire qualcosa? Sì, allora, dobbiamo dire prima di tutto che uh, i bambini uh, oggi sono, ci sono molti bambini obesi e questi sono. o so, sovra, quantomeno sovrappeso. O meno sovrappeso, diciamo, sovrappeso sì. però che hanno già, uh, diciamo già da piccoli, già intorno ai 12-13 anni, problemi che, potrebbe, che hanno gli adulti, sì. quindi l'ipertensione, il fegato grasso, quindi la steatosi epatica. Aumentano i casi di diabete. Di diabete, sì, eh, hanno tante patologie che ce le hanno già da piccoli e quindi poi ce le avranno sicuramente anche da, da adulti se non si prendono le giuste precauzioni. Una, un bambino può seguire la dieta mediterranea tranquillamente come la può seguire tutta la famiglia, certo poi variano le porzioni in base all'età, però la frequenza della, degli alimenti che devono essere, essere portati in tavola è la stessa quindi fate, seguire, fate voi una corretta dieta mediterranea e fatela seguire anche ai bambini i bambini saranno abituati a mangiare anche le verdure certo. di solito i bimbi osservano quello che mangiano i genitori sì. ecco, se a casa non si propongono vegetali i bambini non si sanniranno mai di assaggiarli, non si fidano e quindi sceglieranno sicuramente i cibi costruiti ad arte per farli eh, mangiare eh, diversamente di più. Ecco, mai le alternative, vero? No, non date diciamo mai che al... si sopravvive sì, anche a sì, saltare un basso. sì no? sì assolutamente sì anzi già nello svezzamento non obbligate i bambini a mangiare più di quando vogliono perché i bambini sono naturalmente predisposti a sapere quando sono sazi e quando eh, non lo sono e quando hanno fame e magari quindi... certe volte l'inappetenza nasconde anche un problema che in quel momento loro hanno e non sanno esprimere sì. ad esempio un mal di pancia un sì. disturbo non è, non è detto che se non mangiano un giorno non succede non succede assolutamente niente uh, quindi cerchiamo di evitare nel, far capire al bambino, nello svezzamento, quello che, eh, che ci sono tanti tipologie di alimenti, non diamo sempre solo gli stessi. Non gli diamo delle alternative se non mangia determinate cose. Proponete più volte un alimento perché la prima volta il bambino di solito dice no, però può essere che poi riproponendolo più volte lo anche accetti, cucinandolo sì, anche cucinandolo diversamente, cercando anche delle, di cucinare in maniera eh, diversa. Adesso ci sono tanti libri, e in, su internet sì, si trovano tante ricette. Tante ricette. Poi un'altra cosa, eh, attenzione quando si mangia bisogna tenere spenta la televisione, tablet, tablet pc, PC eh, sì. telefonini Perché questo distraggono, fanno in modo che il bambino non sente il senso di sazietà Non è educativo oltretutto E eh, in genere c'è una correlazione anche in questo senso Tra l'utilizzo di questi dispositivi elettronici a tavola e il sovrappeso l'obesità. Oltretutto si dovrebbe giocare correndo Si dovrebbe sì. giocare, oh, mi quelli che dice i tempi miei sì. però, è eh così. però è così, no. prima Ai tempi mangiavano e uscivamo in cortile Si giocava, sì. oggi si sta davanti a questi dispositivi di bambino chiaramente il suo gioco è stare muovere i pollici magari e basta e stare seduti e davanti alla televisione i dispositivi, quindi facciamo attenzione almeno quando si pranza o si cena di stare in famiglia con questi dispositivi spendi e facciamo muovere di più i ma, bambini ma dopo riducendo... i nostri interessi perché alle 13 quando va la, in onda siamo la li... puntata siamo <ride> noi, vabbè le vedrete in replica eh, però facciamo, facciamo muovere di più i nostri bambini riduciamo bevande gassate zuccheri nascosti perché gli zuccheri leggete bene le etichette si sono ovunque Riduciamo i grassi, meglio i grassi quelli buoni, mi mm. raccomando, e eh, cerchiamo di far seguire sempre una dieta mediterranea. Bene, allora per, anche per questa puntata è, è tutto. Noi vi invitiamo a seguirci sul canale 12 del Digitale Terrestre, giovedì a luna, appunto. Poi replica negli altri giorni, oppure su, in streaming, quindi su internet, al sito www.lanuova.net. O per quanti volessero rivedere questa puntata o vole, volessero rivedere le scorse puntate, possono andare sul canale YouTube della Nuova alla playlist Mediterranea. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata. Arrivederci. Ciao.